Una volta che abbiamo svelato appunto che abbiamo scarso potere sul nostro dispositivo elettronico, questo secondo me non spiega ancora perché ha assunto questo potere enorme sulla nostra vita quotidiana. Sono, credo, due aspetti. Primo, diciamo, movente è la comodità, e sicuramente il telefonino non è la causa della nostra tendenza a volere le cose più comode. La seconda cosa, secondo me, è quello che si chiama nell'informatica anche la ubiquità dei servizi, di quello che voglio avere. Il telefonino mi permette di essere in ogni momento altrove. Quante volte la gente è col pensiero in un altro posto? Tu hai insegnato in un'aula? Sì. Lo sa. Appunto, anch'io, no? Quindi il telefonino non è la causa di nuovo di pensare a qualcosa, di occuparsi di qualcos'altro in un punto sbagliato, no? Ma è perché l'uomo è così, cioè, e dipende anche forse davvero un po' dalle felicità, nel senso che sono coinvolto in un buon lavoro interessante, mi affondo e non penso forse molto ad altro. Se è una cosa noiosa, tendo a pensare a qualcos'altro. Forse in questo senso ci conoscono meglio di quanto ci conosciamo noi. Forse una cosa veramente importante che è stata captata è quanto ne abbiamo veramente bisogno di distrarci da qualcosa, oltre alla comodità. Però proprio anche il fatto che c'è un qualcosa di molto più profondo grazie a cui ha attecchito qualcosa. Sì, risponde ai bisogni umani. Esatto. Sì, sì, sì. Beh, però quali bisogni profondi per averlo, anche quando hai accesso, voglio dire. Quello che permette l'utilizzo dello smartphone, oltre alla comodità, oltre a tutto quello che prima ha citato, è proprio essere consapevole che l'essere umano in quanto tale ha delle fragilità. Quindi il comportamento umano ha delle fragilità. Da questo punto di vista non è molto diverso da qualunque altra sostanza che va ad attivare il tuo sistema motivazionale, barra dopaminergico, barra del piacere, che è quello che controlla gran parte delle nostre azioni in maniera molto più istintiva. Secondo me, sicuramente mi sbaglierò, non ho dati alla mano in questo momento, è molto difficile far sì che l'individuo faccia determinati ragionamenti come quelli che stiamo facendo adesso per questo motivo qua. Perché anche se fosse consapevole di tutti questi rischi, ancora prevale molto la parte istintiva dell'essere umano e il mio desiderio principale in questo momento è dissociare, allontanarmi un momento dalla realtà. Perché è come se la società non ti proponesse più, come una volta, ho soltanto 26 anni, quindi non so, però non c'è un'alternativa immediatamente, no? Cioè non c'è un qualcosa che, anzi, le persone le stanno cercando, per quello che ci sono addirittura tante app che ti aiutano a controllare l'utilizzo stesso del telefono, ed è una cosa assurda che qualcuno abbia dovuto inventare un'app per evitare che io usi questo telefono. Ah? C'è un'app per evitare di usare le app, sì, 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 io ce l'ho. Però questa è una parte molto più legata agli effetti fisici e mentali che può avere. Parlare degli effetti dal punto di vista, cioè io sono un insieme di dati, c'è questo enorme problema del fatto che questi dati che io sto raccogliendo siano dati che possono essere usati e non so dove, come. Certo. Allora, avete citato moltissime cose, però il fatto di essere altrove, il fatto di pensare ad altro e così via è un tema di cui si discute almeno da 600 anni, quasi, nel senso che con la diffusione dei libri, dopo la stampa a caratteri mobili, i primi libri erano una cosa molto rara, i libri erano proprio numericamente, i libri erano pochissimi, erano oggetti che la stragrande maggioranza delle persone, a parte il fatto che non sapeva leggere, comunque non lo vedeva proprio un libro, cioè magari vedeva la copia di un libro in cattedrale. Con la stampa a caratteri mobili i libri diventano moltissimi. Pensate che soltanto nei primi decenni dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili vengono prodotti, secondo le stime, 12-15 milioni di libri, cioè multipli di tutti i libri manoscritti mai fatti nella storia dell'umanità, già solo nel 400. E con la stampa a caratteri mobili si comincia a dire, per questo misterioso processo per cui interpretiamo questi segnetti neri e ci creiamo qualcosa nella testa, si è cominciato a dire, sei altrove,
la cosa diventa di dominio pubblico nell'Ottocento col romanzo, e per cui sappiamo bene che nel romanzo veniva criticato perché traviava le menti delle giovani donne in particolare, che fantasticavano, vivevano in un mondo altrove e così via. E questo che è un oggetto che appunto nella sua forma moderna ha quasi 600 anni. Dopodiché però in tempi più recenti i discorsi che stiamo facendo sono ripetuti col cinema. Il cinema, le prime reazioni delle proiezioni fatte di Lumière, sei in un altro mondo, pensi altrove, tutto irreale, tutta una serie di discussioni sul cinema, poi sulla radio, in realtà già prima il telefono, il fatto che la voce umana uscisse da un oggetto era considerato demoniaco da alcuni, era considerato sicuramente magico da molti. E poi, scusate, ma lo schermo principale di cui abbiamo parlato per decenni è stata la televisione. Molti discorsi che si fanno oggi sullo smartphone si facevano uguali sulla televisione. In media 5 ore, 6 ore, 7 ore passate davanti allo schermo televisivo. Sei altrove, si sfrutta il desiderio di piacere, di distrarmi, sono giù, accendo la televisione. Tutti i discorsi che abbiamo fatto stasera, che facciamo in genere sullo smartphone, venivano fatti 30-40 anni fa sulla televisione. Ciascuna di queste cose che ho citato è una diversa tecnologia con delle sue caratteristiche che vanno studiate specificamente. Lo smartphone, rispetto a tutte quelle precedenti, ha due caratteristiche secondo me più importanti che lo distinguono. La prima è che le altre tecniche sono passive. Io vado al cinema, vedo lo schermo, non guarda me, non viene registrato se sto guardando, se mi emoziono, se si dilatano le pupille. O se leggo un libro cartaceo, io mi leggo il libro, non c'è qualcuno che sta registrando quanto lo tengo aperto, con che velocità giro le pagine, quando lo metto giù, quando lo riprendo. Stessa cosa la televisione. La televisione devono fare una pubblicità abbastanza, come dire, indifferenziata per fasce orarie, non c'era il feedback, per cui non potevano fare una pubblicità mirata, e il televisore non guardava a me, nonostante le fantasie di alcuni, nel senso che io guardo il televisore, ma il televisore non spia se mi alzo, se vado al bagno, quanto torno, se sto mangiando, se sto sfogliando una rivista mentre guardo il televisore. Con internet, gli oggetti connessi a internet, e con sensori, con telecamere, con microfoni e così via, per la prima volta l'oggetto è attivo. Quindi io lo consumo, ma lui osserva me e consuma me. Quindi leggere un libro, come penso facciamo in molti anche su questo schermo, o articoli, io sto leggendo l'articolo, o sto leggendo anche un libro, sto leggendo Jane Austen, ma l'app e il telefono sta spiando me che sto leggendo, con quale velocità lo leggo, sto camminando mentre sto leggendo, poi posso sottolineare che cosa sto sottolineando. Forse ci fa piacere questo? Non voglio anticipare un giudizio, sto dicendo che questo è un dato tecnico nuovo, la cosa che prima consumavo e basta, anonimamente. I bibliotecari hanno, specialmente negli Stati Uniti, ma anche altrove, sì, hanno l'orgoglio di dire che i libri che prende in prestito una persona sono rigorosamente segreti, perché i libri che prendo a prestito dicono molto di me. Quindi, ancora fino a dopo l'11 settembre, i bibliotecari americani hanno fatto lotte legali molto importanti per non dare all'FBI e altre agenzie americane l'elenco di libri che ha preso il tale specifica persona, perché dicono questo è segreto, non puoi sapere che libri ha preso. Adesso invece questo tipo di informazioni e molto di più sono nella disponibilità di molti attori. Allora, questo è un dato tecnico nuovo e quindi non lo giudico, però è oggettivamente nuovo. Io guardo e vengo guardato, io leggo e vengo letto, io ascolto Spotify e Spotify sa su cosa ascolto e come ascolto e quando ascolto e in che condizioni ascolto, cosa che invece il disco di vinile non aveva. Il secondo dato tecnico è che è vero che i programmi televisivi, radiofonici, libri, eccetera, vengono confezionati in maniera tale da creare, tra virgolette, dipendenza, far sì che la gente sia sempre davanti al televisore, tenga la radio accesa, perché è ovvio che il modello di business è quello. Ma adesso lo smartphone, quindi anche molto più recente, ultimi 15 anni, è una macchina che è stata progettata deliberatamente col contributo di psicologi, neuroscienziati, eccetera, per creare dipendenza. Quindi questa è una macchina come una slot machine che è stata progettata per dire tu devi, idealmente dovresti accenderla, guardarla dal momento in cui ti svegli fino a quando vai a dormire. Quindi la Apple, la Samsung, Huawei, i produttori di app
dicono, sfruttando tutte le competenze esistenti, cosa possiamo fare affinché la gente lo guardi il più possibile. Per esempio, si è capito qualche anno fa che i brevi video di breve, sì, breve durata, che vanno a rullo, TikTok, è qualcosa che crea dipendenza. E quindi ovviamente prima hanno fatto TikTok e poi lo stanno copiando tutti quanti, perché sanno che se appunto sei un po' annoiato, sei distratto, sei giù, ti metti lì e cominci a vedere un video dopo l'altro. Ma questo è deliberato. Allora, da questo punto di vista, dobbiamo pensare a questa macchina come una macchina che è stata progettata, come dire, per attaccarci, conoscendo le nostre debolezze e conoscendo noi personalmente, cosa che la televisione generalista non poteva fare. Tutte le cose che ho citato, dal libro stampato caratteri mobili in avanti, sono tutte tecnologie che sono state normate, nel senso che non subito, ma abbastanza in fretta, queste tecnologie della comunicazione, dell'informazione, vengono introdotte nella società, producono delle conseguenze e queste conseguenze producono delle reazioni. Reazioni, di nuovo, è a valutativo, positive e negative. Per esempio, cosa è successo con il libro stampato? Nel giro di 20 anni, anche prima, viene creata la censura. Col libro manoscritto, certo che c'era la censura anche prima, ma il libro manoscritto ha talmente poche copie, certo, proibisci il libro do video, lo mandi sul Mar Nero, però tanto quante copie ci saranno. Invece quando comincia a stampare migliaia di copie, pensiamo al ruolo che ha avuto la carta stampata nella riforma protestante, e allora certo che bisogna di qualcosa di molto più organizzato, e quindi la censura, l'indice dei libri proibiti per la Chiesa Cattolica, c'è in realtà censura in tutto il mondo, perché la censura c'è stata in tutto il mondo, in tutti i regimi. Oppure cinema cominciano con i Fratelli Lumiere e alcuni altri, ma dopodiché non è che si fa qualunque film di qualunque tipo trasmesso a chiunque in qualunque situazione. Le regole arrivano abbastanza rapidamente. La radio, la televisione, tutto viene normato. Allora, viene normato in alcuni casi per tutela e autotutela della società. Certe cose i bambini non si fanno vedere, certe fasce orarie vanno protette e così via. E altre per controllo politico, controllo sociale e propaganda. Ora sta capitando la stessa cosa per questo oggetto. Questo oggetto è recente, comincia a essere un oggetto di massa nel 2012 e adesso cominciano gli effetti a manifestarsi, cominciamo a discutere, qualcuno comincia a dire per legge va dato ai bambini solo dopo una certa età, per legge nelle scuole dopo sotto un certa età non ci deve essere. Quindi cominciamo a reagire, in alcuni casi sicuramente in autotutela e protezione, in altri, l'abbiamo già visto in diversi casi, per motivi di, come dire, controllo dell'opinione pubblica e influenza su quello che le persone, a cosa possono accedere oppure no. Per esempio il fatto che a fine di febbraio del 2022 si sia deciso rapidissimamente che tutta una serie di fonti russe dovessero scomparire da social media e da internet, che è una cosa senza precedenti, questa è stato sicuramente deciso perché evidentemente si temeva che certe informazioni potessero essere, come dire, perturbare l'opinione pubblica occidentale. Ma esempi simili ne abbiamo visti tantissimi dall'11 settembre in avanti. E quindi dobbiamo parlarne, sapere che questo è già successo prima e continuerà a succedere, e nei paesi in cui è possibile farlo, come il nostro, quindi in democrazie, dire la nostra, sensibilizzare le forze politiche esistenti dicendo questo è un tema di cui dovete occuparvi, e ovviamente ciascuno dal suo punto di vista, con la sua prospettiva politica, attivarsi per affinché capitino o non capitino le cose desiderate o sgradite.